River Plate, oggi vittoria decisiva, importante possiamo dire questa vittoria sì, di River Plate. Sì, importantissima perché non eravamo nelle migliori condizioni. Quindi abbiamo fatto semplicemente difesa e contropiede. E con tutto quello che abbiamo potuto fare, gli avversari sono stati molto bravi perché ci hanno schiacciato a tratti. Hanno tirato molto, di bella. Ci sono sempre. Forse hanno avuto l'incertezza sul primo gol, però comunque alla fine ha preso di tutto, quindi uno può dire. Però comunque alla fine diciamo tre punti fondamentali, quindi ci teniamo là. Io scherzavo nello spogliatoio perché dicevo che noi abbiamo praticamente, non è che è uno scherzato di tanto, perché noi abbiamo lo stesso volito di marcia degli All Blacks. Il campo sì. Scusa, il campo sì. È il campo uno, c'è tra la casa. Questi Coms, perché c'è falli rimanere in Serie B, falli rimanere in Serie B la prossima volta che mi No, so che vogliono tornare in C. Allora, dicevo questo, abbiamo lo stesso giro di marcia degli All Blacks. Tre vittorie e due sconfitte. Allora, dici tu, vabbè, è indicativo, però insomma, vabbè. Per dire che il campionato è equilibratissimo, questo è il senso. Perché dire, abbiamo giocato tutti abbastanza bene, siamo in fede di tutti, nella fase di senso attenti. C'è mancata qualcosa. Forse qualcosa che bisogna fare in questi versi. Guarda chi c'è! Pellegrino, cosa volevi dire sui Bubble, sui Flex compagni? Mi dispiace, la testa. Che succede? Mi dispiace, Stefano è troppo scarso. Peccato che. Oggi se la sono presa un po' troppo con Delisi. Vabbè. Oggi non si è sentito in forma, quindi. Può capitare, se non aspetti, alzo di chi sto innamorando. Non io. C'è qualcuno che mi tocca il culo nel frattempo. Io no, perché le mani. Comunque, dicevo, nel River Plate sì, sembra che stia andando tutto bene, però forse qualcosa da fare c'è ancora, come recuperare Migliaccio. Sì, appena tornato. Per ora è un po' troppo sottotono, che tra l'altro tutto è nato da quel fallo di Giovanni e sabato ci sarà il ritorno di Giuseppe Di Giovanni. Infatti lui ce l'ha lui. Ah, ma la prossima è con gli Atomi. Senti freddo. Normale, siamo pari, quindi normale. Loro rimarranno pari, quindi sarà scontrolla pari. Vinceremo. E tra l'altro lo togli Aspirina stanno giocando, quindi. No, alle 7 gioca. Forza Aspirina, se mi sentiranno il mio tifo per loro. E domani si farà intervista. Quando invece tifo per il bel calcio degli Aspirina. Complimenti per la vittoria che faranno. Quindi già tutto capito. Già l'abito ha fatto con noi. Comunque dobbiamo dare il benvenuto a nuovo arrivato. Alessio Famoso, di come si chiama, giusto? Che praticamente adesso consiglierà la presentazione. Nel frattempo dico addio Claudio Cantaro, ci volevo conoscere, non sei venuto, ora continua a non venire, grazie. Claudio, non si fa sentire, si fa bene, Mi spiace. Va bene, allora questi Atomic sabato prossimo venerdì. Così il sabato avrebbe già che cavata. Il sabato ci sarà più caldo. Sì, venerdì alle 7, River Plate Atomic. Anticipo di lusso, lo sai. Bella. D'accordo ragazzi, allora ci vediamo venerdì, ok? Venerdì, un saluto e sempre forza di mezzo, perché a prescindere siamo là. Ciao. Sconfitta del Bubble oggi di misura, eccolo. Peccato, vi mangiate le mani per questa sconfitta. Sì, alla fine sì, è stata una bella partita. Come al solito, tipo nel primo tempo giochiamo poco. Dammi Ricky, aiuta. Ricky, Delisi. Minchiata mia. Ha messo le sue colpe. Ammette le sue colpe, però dico ci sono colpe di partite. Dai Ricky, torna alla porta. Beh, voi dovete sostenere. Come c'è l'intervista. Beh, la partita com'è nata? Come costruita? Ma chi è che mette i voti? Fondamentalmente la partita è iniziata al solito, noi sotto, per comunque così, vento singolo, un tiro innocuo, così, dall'alto di sinistra, sta cagata. Beh, non mi deve riprendere. Sì, no, beh, ho sentito. Ma dico, sei disturbatore, che vuoi? Vabbè, ma lui non l'ha mai vista l'intervista, quindi non. Si aspetta.
Dai, dai, continua, dai. Comunque, siamo andati sotto, poi alla fine tipo siamo riusciti a pareggiare di nuovo sotto. Ne approfitto per dire che cerchiamo un portiere nella campagna qui. Ora che non c'è Delisi. Ma non per forse un portiere, anche una quercia, un pisco, un palo da mettere al centro della porta. Cosa di per le barriere, uno anche su una sedia e si mette. Delisi a parte, autori da gol ci sono stati. Io e Fra, dico, alla fine la squadra comunque, come ho detto anche l'altra volta, comincia a essere rodata, infatti comunque giochiamo bene. Il gioco viene ben espresso, anche la difesa regge. Grazie. Va bene, secondo me la squadra funziona. La squadra funziona, l'unica cosa, ma poi ci devono analizzare. È il portiere e gli eventi singoli. Cioè ancora episodi che purtroppo vi condanno. No, ma sono episodi sempre decisivi. Cioè questo, cioè la mole di gioco è nettamente alla nostra. Noi abbiamo giocato tutto il secondo tempo in maniera quasi asfissiante sotto la loro porta. Cioè infatti complimenti veramente a Di Bella e anche alla difesa, perché comunque gli ha assicurato la vittoria. Cioè fondamentalmente loro sì, bravi sugli episodi a segnare, ma fondamentalmente difesa e portiere veramente sopra le righe. Poi noi sfortunati. Ma quando giochiamo sempre? Sabato prossimo avete i The Jackals alle 7. Avere anche zio Peppino e i suoi, dico, perderemo uguale, perché dico zio Calaiò? No, qualunque. Chiedo. Ah, Peppino. Pensavo Calaiò. Peppinello, Giovanni, Turi, sta delirando. Marranca, già, no, anzi sono una bella squadra loro, quindi la sconfitta è netta, data. Forse ha un 12. Non è detta l'ultima parola. 5 contro 5, sai che è morti con 11 sempre. Sì, ma è che anzi il nostro gioco all'inizio era più polarizzato, cioè diciamo con la difesa e me staccato, invece noi cominciamo a giocare bene, quindi speriamo che Ricky manchi anche. Ricky a Milano la prossima. Poverino, è là però, questi. Poverino. Ricky, vieni qua, Ricky. No, è depresso. Niente, andiamo a giocare stamattina a pallavolo, a Beach Volley, quindi. A Beach Volley è forte. Dai ragazzi, c'era Beach Volley. Hanno messo io. Se c'è soccer non va bene. Vi saluto ragazzi, grazie, ciao.